Ma dov'è finito il tempo? Parlo del tempo per noi stessi. Quel tempo prezioso. Quello che pensiamo non essere mai sufficiente, perché siamo troppo occupati a occuparci degli affari di qualcun altro. Perché dici che questo ti dà sicurezza? È un'illusione. Lavoriamo per società, le quali ci corrispondono uno stipendio appena sufficiente giusto per trattenerci lì come schiavi. E noi offriamo un impegno tanto quanto basta per non essere licenziati. Ma che cazzo di contratto della mediocrità è questo? Andare ad offrire i propri talenti unici a quelle aziende per farle crescere in cambio di pochi spiccioli. E ripeto, questo perché ci fa sentire più sicuri. Affidare le grosse responsabilità ad altri. Ma sicuri di che? E poi magari non arrivi neanche a fine mese con lo stipendio senza aver provato vie alternative. Perché non usiamo i nostri talenti per noi stessi? Non c'è un'età per smettere di imparare e non c'è nemmeno un'età per iniziare a vivere una vita straordinaria e non al servizio di quella degli altri. E non parlo di chi fa delle buone azioni di volontariato. Come ti vedi fra 5 anni? Come mi vedo io fra 5 anni? Voglio impegnare totalmente il mio tempo per me, Andrea Sivelli, lavorare per i miei sogni e avere a fianco le persone che amo. E operare con quella fede rara che possiamo trovare nelle abitudini di quei contadini cinesi che coltivano il bambù. Lo sai che fanno? È straordinario quello che avviene con la pianta di bambù cinese. E credo che possa insegnarci veramente tanto sull'animo umano, che credo sia davvero imbattibile. Comincia tutto con un seme piantato nella terra. E il contadino, con amore e dedizione, innaffia e nutre il terreno ogni giorno. Ma alla fine del primo anno, ancora nulla. Ma il contadino non si scoraggia, perché lo sa. Quel seme ha bisogno di tempo e tante cure. E il contadino quindi con fiducia riesce a passare anche il secondo e poi il terzo anno, senza vedere nulla. Ma continua incessantemente a occuparsi di non far mancare l'acqua e nutrimento fertile a quel terreno. Ogni santo giorno. Beh, per il resto ci pensa il sole. Così, solo dopo il quinto anno iniziano a spuntare i germogli. Ma nella bellezza di 5 settimane, il bambù cinese si estende in cielo all'altezza di 25 metri. Resta una domanda. In quanto tempo è cresciuta la pianta? In 5 settimane o in 5 anni? Non limitarti a vedere solo quello che accade in superficie. Nel frattempo la pianta ha sviluppato un vasto e profondo sistema di radici per assicurarsi l'acqua. E io amo questa metafora, perché io voglio possedere la fede di quei contadini, perché loro hanno imparato che ogni volta che smettiamo di nutrire quel terreno, i nostri sogni muoiono sepolti sottoterra, senza mai vedere la luce. Ma solo con questa visione chiara inizieremo a cercare il tempo per noi stessi, per nutrire le nostre di radici, che saranno quelle che ci accompagneranno in questa nostra crescita personale. Perché penso che siamo bloccati solo dal limite che noi ci poniamo, perché la vera mancanza di cui soffriamo non è il tempo, non ci manca il tempo. E non è la mancanza di soldi il problema, non ci mancano le specializzazioni, non ci mancano le relazioni pubbliche, e a questo punto non ci mancano neanche le 1000 scuse che troviamo sempre per non fare quello che dobbiamo fare. Quello che veramente ci manca è la capacità di credere in noi stessi. Di credere in quel piccolo seme. Papà lo diceva sempre. Che cos'è che ti frena? Vai! Vai! Quello che ci manca è la capacità di credere in noi stessi.